Ciao a tutti, io e Picettino siamo qui con un pochino di ritardo, devo essere sincero, sulla tabella di marcia, ma capitemi, gli ultimi giorni sono stati un po' frenetici, se avete seguito le mie vicissitudini squallide. Cosa posso dirvi? Nonostante tutte le avversità e nonostante le persone che ti tamponano nei parcheggi, eccoci qui a parlare del Maxi All Boy di Dylan Dog, il trentesimo. È il solito balenottero a 6,90 euro, tutto fumetto, non ci sono rubriche, non ci sono servizi, è solo fumetto. Ed è, secondo me, un acquisto meraviglioso. Non per tutti, ma un acquisto meraviglioso. Partiamo subito dalla nota dolente, perdonatemi, ma è la copertina. Andrea Cardi. Mi spiace, ma Cardi non mi piace. Non mi piace il concept di questa copertina, non mi piace la morte senza un dente, non mi piace anche l'effetto che fa questa morte con questo Dylan, che per inciso mi sembra un magrolino quasi sproporzionato se lo guardate qui. Non mi piace questo volto di Dylan che sembra un po'... cioè è brutto dirlo, ma io guardavo i disegni dei ragazzi del centro fumetto Andrea Pazienza qualche tempo fa. Cioè sembra veramente un tributo di un ragazzo che sta facendo il corso di fumetto a Dylan Dog. Non mi sembra una copertina di un maxi. Senza offesa per Cardi, perché per carità, il Ciambara, i Samurai, tutto bello, tutto fantastico. Ma questa copertina sembra più quasi un ragazzo che sta facendo scuola di fumetto che ha fatto un tributo a Dylan. Con una morte abbastanza squallida, perdonatemi, perché senza i denti, con questo Dylan che risalta rispetto a... E, cioè, insomma, diciamo che la copertina decisamente no. A Cardi... chiedo perdono, ma al momento è il copertinista di quelli attuali di Dylan che mi piace assolutamente meno. E contando anche i predecessori, Ville e Stano, è decisamente nel fondo della classifica. Mi spiace per lui. Spero che sia un attimo di studio, che ci sia poi la grande ripresa o comunque concept nuovi. Ciò non toglie che questa copertina, ma anche la precedente non mi aveva convinto, questa soprattutto per me è bocciata, cioè proprio non mi piace, ripeto. Guardando qualche disegno dei ragazzi del centro fumetto che stanno imparando, alcuni hanno tanta bravura, stanno facendo una scuola di fumetto, eccetera, mi sembra quasi un loro disegno, ecco. Un disegno di qualcuno che sta imparando, che ha le potenzialità, ma che sta imparando, ecco, non mi piace per niente. Sorry. Però questa, per quanto mi riguarda, è l'unica nota dolente di questo Maxi. Perché? Perché al suo interno troviamo 292 pagine di Montanari e Grassani. Questo è il loro regno, loro sono gli imperatori del Dylan che fu, loro sono l'Old Boy, il vecchio Dylan, incarnato in due esseri umani. Per me, queste tavole, con questi anche omaggi anche al numero uno con la bicicletta, eccetera, questo Dylan che a volte magari non è precisissimo, questi mostroni vecchio stile che fanno grau grau, gli zombie, i teschi, Dylan che fa tutto, cioè è l'essenza del Dylan che fu. Può piacere come può non piacere, può essere quasi fuori contesto se la mettete in una storia ultramodernissima, ma qui, in questo Maxi All Boy, sono perfetti, cioè Montana e Grassani sono l'essenza di Dylan Dog. Io personalmente, ok, lo sapete meglio di me, io sono di parte quando si parla di loro, però sono l'essenza di Dylan Dog. Cioè, se volete veramente il Dylan classico, vi dico questo. Un po' come quando, che ne so, si parla di musica. E si parla dei Led Zeppelin, dei Pink Floyd, dei Black Sabbath. Ecco, Montanari e Grassani stanno al fumetto esattamente come questi gruppi stanno alla musica. E sì, potete anche insultarmi, non mi interessa. Per me è così. Io aspetto sempre i Maxi All Boy, soprattutto per Montanari e Grassani. Anche se devo dire che ci sono stati anche molti altri disegnatori qui sopra che mi sono piaciuti, ma loro li porto qui, nel cuore. Soprattutto, lo confesso, anche Montanari, perché è una persona splendida, cioè se avete l'occasione, non fa molte fiere, ma se avete l'occasione di trovarlo, è una persona splendida. Quindi vi dico, è fantastica la cosa. Quindi cosa posso dirvi? A livello di disegni, ok, chi non ama il loro tratto si troverà una lunga agonia di 292 pagine. Chi non ama il Dylan più vecchio stile, chi non ama le cose alla Montana e Grassani, insomma, troverà 292 pagine di agonia. Tutti gli altri,
me compreso, respireranno invece quel fascino dei vecchi Dylan di inizio anni 90, di fine anni 80, insomma, quel profumo di passato di Dylan Dog. Passato che ancora oggi, secondo me, è attuale. Faccio vedere la Trelkowski che è bellissima, cioè nel suo essere Trelkowski. Questa è la parte disegni. Veniamo però alla parte storia. La storia di Luigi Mignacco. Allora, posto che per me Mignacco è uno dei più grandi sceneggiatori italiani, andate a cercarvi le sue storie di Mister No. So che molti non lo considerano così tanto bene o pensano che sia un po' zoppicante. Per me Mignacco è un grandissimo sceneggiatore. Lo trovo ottimo e lo trovo soprattutto conoscitore del personaggio, cioè in questa storia fa vedere che lui Dylan ce l'ha in mano completamente. È una storia incredibile. Che parte? Leitmotiv, perché è la stessa cosa che è successo nella regolare. Da un soggetto che francamente è molto esile, cioè è molto molto esile. È un soggettino che sulla carta secondo me l'hanno scritto in 12 righe più o meno. È tutto il resto che c'è intorno, quando lo sviluppano, che fa vedere la maestria e la capacità di tenerti incollato. Perché se ci pensate bene, o se non ci pensate lo dico io, le prime pagine, passo indietro, questa non sono tre storie, ma è un'unica opera divisa in tre atti. Chiamiamola così, in parti. Si chiama Oltre i confini della realtà, parte 1, 2 e 3. Per me è come se fossero quasi atti, in un certo senso, come se fosse una lunga opera, ecco. Questa lunga opera, se ci pensate bene, la leggete nella prima parte, non è che dica tantissimo, cioè ti fa capire cosa succede, ti dice varie cose, però lo sviluppo vero, secondo me, entra a partire dalla seconda metà della prima parte fino in fondo. Mignacco gioca tantissimo coi fan, partendo da un intreccio abbastanza esile e una specie di somma di what if, fondamentalmente, gioca con la morte, a Trelkowski, Wells, Grucio, Dylan, il burocrate infernale e altri personaggi che lascio a voi la voglia di ritrovare, la voglia di capire chi sono e dove li avete già visti. Ovviamente non ci sono tutti i mille mila personaggi che ci sono stati su Dylan, ci sono alcuni molto rappresentativi, qualcuno un po' meno rappresentativo, ci sono dei piccoli dettagli che probabilmente coglierete se siete fan di Dylan, che conoscete tutto. Insomma, Mignacco ci fa capire come è fan di Dylan e come ha in mano la storia del personaggio. Questa è una strizzata d'occhio incredibile ai fan del vecchio Dylan, che poi tanto vecchio non è, perché comunque abbiamo anche una strizzata d'occhio al numero 200 con un personaggio. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che trama esile, cioè è un continuo rincorrersi, rimontare, smontare, rimontare, rimontare, rimontare e andare anche un po' forse quasi a toccare gli inferni sclaviani. Insomma, Dylan farà questo viaggio, lo dico subito, farà un viaggio all'inferno. Questo è l'unico spoiler che vi concedo, tutto il resto sta a voi leggerlo. Troveremo tutti i personaggi, troveremo un blocco inedito, troveremo mille cose. Vi dico subito che il giochino inizia da subito con un telefono che suona. Il nome della tizia dall'altra parte è Irma. Quando l'ho visto sono saltato, no cazzo, Irma qui no, invece poi c'è tutto un perché. Ci sono anche dei cliché, poco cliché, nel senso chi si ricorda che Block va a brutte nonne pitturate, che sono le donnine stradali? Io me lo ricordavo, voi sì, voi no, non lo so, io sì. Qui è tutto un motore che parte. Insomma, Mignacco ci consegna una delle storie di Dylan più bella, anzi, perdonatemi. Secondo me questo è il maxi più bello che sia uscito, perché sono tutto, è una storia sola, quindi tra virgolette è più facile non sbagliare. Però proprio è convincente, sono di quelle storie che leggete con piacere, ve la leggete con piacere e magari se non siete fan della prima ora di Dylan, magari vi viene voglia di scoprire questi personaggi che vengono portati qui, da dove arrivano, chi sono, su che numeri compaiono e pian pianino ricostruirvi una sorta di Dylan vecchio stile. Ecco, questo è l'opera che ha fatto Mignacco per noi. Io posso dirvi una cosa, ecco, così come ho detto nella recensione del mensile, se è quell'unico fumetto non compratelo, se questo è l'unico fumetto compratelo, perché sono 7 euro, anzi vi danno anche 10 centesimi di resto. Una cosa, vi dico sempre i prezzi, anche perché non so voi, ma a me i soldi non li regalano.
Quindi devo ponderare bene gli acquisti. È giusto che io vi dica anche quanto costa ogni singolo album, perché non è bello dire questo album è magnifico, è fantastico, è bellissimo, poi costa 20 euro e voi non ce li avete. Io vi dico, costa X. Sappiate che vale la pena o non vale la pena secondo me. Quindi, chiusa la parentesi sul perché ultimamente dico i prezzi. Tornando indietro, se io non sapessi che non è così, vi direi quasi che questo è una degna conclusione della collana. Cioè, in realtà non è così, l'all-boy continuerà, però leggendolo così sembra quasi una conclusione dell'all-boy, no? Una storia che ci fa respirare l'all-boy, che ci porta nel passato di Dylan, anche se in realtà il passato lo vediamo solo attraverso dei volti, non dei personaggi. È un po' particolare come cosa, non vedrete il personaggio che vi ricorderete nelle storie vecchie, vedrete l'anima di quella persona. Insomma, è un po' particolare, ecco, non posso dirvi oltre che non voglio spoilerare. Vi dico, è un signor albo, punto. Vero è, come dice Recchioni nell'intro, che è una storia da ombre, una lettura da ombrellone. Sì, lo è. Ma diciamoci la verità, esattamente come dice lui, tantissime storie le abbiamo amate leggendole sotto un ombrellone. Per quanto io al mare non ci sia mai andato, come si evince dal mio cadaverico colore. Quindi posso dirvi che toni semplici che raccontano una storia forse più difficile di quella che sembra di primo acchito, disegnata dalle colonne portanti di Dylan Dog. Tanto che si possono permettere di presentarci e ripresentarci personaggi che abbiamo già visto, con delle scelte molto belle anche a livello di lettering e di montaggio delle tavole, pur non sfrasciando la griglia bonelliana o cose strane. Insomma, un maxi per me da avere, punto. Dopodiché vi dico, c'è qualcuno a cui non lo consiglio? Sì. Se non siete assolutamente amanti del primo Dylan, quindi però a quel punto mi domando cosa leggete Dylan a fare. Se non siete amanti del tratto di Montanari e Grassani, che vi ripeto, è questione di cuore per me, è anche questione che mi piace, è questione di amore nei di Montanari e Grassani, però posso anche capire che qualcuno non piaccia il loro stile perché magari lo dà troppo retro, va bene. Voi siete le uniche persone a cui sconsiglio questo album. Per tutti gli altri, anche se non leggete Dylan, magari può venire curiosità. Questo Balenoffer vi può accompagnare durante le vacanze, vi può accompagnare a fare un viaggio all'interno dell'Old Boy e magari a farvi scoprire qualche album che sicuramente andrete a cercare dopo averlo letto e magari riappassionarvi a questo Dylan che fu e magari anche al nuovo Dylan. Insomma, può essere anche un buon trampolino. Io la vedo più facilmente fruibile per chi Dylan già lo conosce. Però chi non lo conosce può avere molti spunti per andare a ripescare dei punti chiave nella storia del Dylan. Del Dylan, ovviamente, Old Boy. Questo è quanto, perciò vi dico, 292 pagine, una storia completa divisa in tre parti, 6,90 euro, Montanari, Grassani e disegni, Luigi Mignacco ha i testi, Maxi Old Boy, oltre i confini della realtà. Per me è un sì, promosso alla grande. Ciao!